Si è tenuta a battesimo quest'oggi la neo associazione Vite al Centro, associazione presieduta da Romana Crivelli Picati, Dario Picati, Enrico Crivelli e Alice Zanellato. Quest'oggi si è discusso di donne vittime di violenza. Che fare? Sono Romana Picati, presidente dell'associazione Vite al Centro, una nuova associazione che si propone di creare progetti per il benessere delle persone, in particolare delle persone che sono a contatto con un qualche disagio. Oggi parliamo di donne vittime di violenza, un problema quanto mai attuale purtroppo. Noi l'abbiamo affrontato in un modo molto pratico. I nostri relatori sono una psicologa che si chiama dottoressa Barbara Simonelli, che ci ha tratteggiato il tipo di violenza con cui le donne possono avere a che fare. Il comandante della Polizia Urbana di Venaria Reale, dottor Luca Vivalda, che invece ci ha parlato in modo molto pratico della legislazione e di che cosa la Polizia Urbana di Venaria fa, in che modo aiuta le donne vittime di violenza. E poi, per terminare, l'associazione sportiva dilettantistica Talarico Karate Team che con alcune atlete farà una dimostrazione molto pratica di in che modo si può anche contrastare fisicamente la violenza. Una psicologa che fa parte di questa associazione, la dottoressa Giorgia Belloni, invece parlerà proprio dell'aspetto più fisico legato alla violenza sulle donne. Il prossimo progetto importante che noi stiamo preparando, che è già a buon punto, riguarda la terza età. Lo stile di vita utilizzato, un corretto stile di vita utilizzato come farmaco. Per questo noi abbiamo già attivato le unità locali, quindi Venaria, Grugliasco, Collegno, Settimo e in particolare l'unità di Torino. Il primo incontro ci sarà il 15 di gennaio al Liceo Classico d'Azeglio e appunto in questa occasione parleremo dello stile di vita corretto che una persona deve avere, soprattutto in funzione non solo della sua salute personale, ma anche a livello sociale, anche perché l'80% delle spese pubbliche vanno in Piemonte nella sanità. Tutto questo lo facciamo all'interno degli stati generali della salute, dello sport, del benessere e della cultura voluto dalla presidenza del Consiglio regionale. Di sicurezza sulle donne se ne è parlato con il comandante della Polizia Locale di Venaria, Luca Vivalda. Oggi in questo convegno si è parlato sulla sicurezza delle donne, sulle vittime di violenza domestica, che cosa fare, che cosa può fare la Polizia Giudiziaria in questo contesto. Ma noi come Polizia Locale di Venaria Reale ci siamo strutturati in modo tale da avere un nucleo di persone che sono fondamentalmente delle donne che si occupano dei reati di violenza. Siamo riusciti con un progetto della provincia a realizzare una stanza per te, che è un ufficio di accoglienza, perché una delle cose importanti da comprendere è che la donna vittima di violenza è una donna in stato di shock, una donna che ha dei problemi legati alla violenza e quindi è impaurita, quindi deve essere rassicurata, deve trovare nelle forze di polizia del personale, delle persone che siano preparate, che siano in grado di assicurarle l'assistenza nelle fasi della denuncia e nelle fasi post denuncia, quindi che la segua giorno per giorno in questo cammino di uscita dallo stato di shock. In questo contesto ho
cercato di dare delle informazioni utili alla platea riguardo a che cosa può fare una donna di violenza per essere tutelate, quali sono le strategie, quali sono gli sviluppi che le forze di polizia oggi adottano come buone pratiche legate a un progetto già dalla provincia che si è sviluppato e ha trovato poi uno nelle salette una degli sbocchi fondamentali per dare sicurezza alle donne. Uno degli aspetti maggiori di tutela della vittima è la sua riservatezza. Noi sappiamo che uno degli aspetti psicologici più gravi che colpiscono le donne vittime di violenza è la vergogna di far conoscere il suo stato di vittima, pertanto il nucleo che abbiamo creato, costituito da un ispettore capo e da un ispettore donna, vuole proprio fare in modo che le vittime si ritrovino in un contesto di assoluta sicurezza e di totale anonimo, cioè anonimato, nel senso che tutto ciò che viene detto e realizzato all'interno del procedimento sicuramente sarà in forma anonima. All'incontro sono intervenuti vari esperti che hanno aiutato a riconoscere l'uomo violento attraverso la lettura dei segnali di allarme. Siamo con Sonia Talarico, figlia del maestro di karate e autodifesa Gennaro, e la dottoressa Giorgia Belloni, psicologa dello sport. Oggi siamo qui per presentare innanzitutto la nostra società e l'importanza delle arti marziali nel discorso della difesa personale e della violenza di genere. Oggi presentiamo soprattutto il nostro futuro corso di MGA, di difesa personale, con la dottoressa Giorgia Bellone che sarà l'insegnante, e proprio siamo molto orgogliosi di essere stati organizzatori e sponsor di questo evento che speriamo possa essere importante per tutto quello che è il discorso della figura del violento, di individuarla e sapersi soprattutto muovere in questo senso. Il mio intento in questa giornata è quello di portare l'attenzione sull'importanza sia dell'approccio psicologico sia dell'approccio fisico a quella che è la violenza di genere, e quindi l'intento di dare degli strumenti alle donne e in generale alle persone vittime di violenza, sia da un punto di vista comunicativo di come utilizzare una comunicazione efficace per poter gestire la violenza, e sia da un punto di vista fisico nel entrare in contatto con quelle che sono delle semplici tecniche e modalità di utilizzo del proprio corpo per poter gestire l'aggressore e quindi limitare quelli che sono i danni conseguenti. Permettetemi, insomma, la forma mentis e la delicatezza di intervenire nei confronti di queste persone, anche andando a fare, cioè volendo fare poi dei verbali, degli esposti presso il comando, anche lì.